Sì, finalmente i dati. Grazie. Sì. Il bilancio 2011. Oh, perfetto. Grazie. Perfetto. Grazie Stefano. Allora ragazzi, ciao a tutti. Come sapete la trasparenza è sempre stato un punto fondamentale del nostro programma. Oggi siamo qui perché vogliamo fare il resoconto di tutte le spese che abbiamo sostenuto come gruppo consigliare e come presidente della commissione bilancio per quanto riguarda Marco Piazza, e quindi vi daremo il dettaglio di tutte le spese che abbiamo sostenuto. Bisogna spiegare una cosa, ogni gruppo consigliare e ogni presidente di commissione ha un budget assegnato dal comune, per un budget di soldi che serve per affrontare le spese per la gestione del gruppo consigliare e della commissione. Noi abbiamo notato che negli ultimi 10 anni questi budget sono sempre stati spesi tutti fino all'ultimo centesimo. Esattamente, e quindi noi avevamo a disposizione per il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle del Comune di Bologna 5.732 euro, questo era per toner, cartucce, spese di cancelleria e altro, più 2.550 euro per spese postali e fotocopie. Noi di questi soldi abbiamo speso 1.864 euro per quello che ci è servito a livello di toner, cartucce, cancelleria e quant'altro, e 8,20 euro per spese postali. Quindi abbiamo lasciato il 67,48% delle spese che avevamo sul totale complessivo a disposizione del gruppo e il 99,68% di quello che ci avevano assegnato a livello di spese postali e fotocopie. Bene, oltre ai soldi, al budget del gruppo consigliare, sapete che abbiamo anche la presidente della commissione bilancio, Marco Piazza, nel presidente, quindi ha da gestire anche il budget della commissione. Adesso Marco ci illustrerà come abbiamo utilizzato quel budget. Allora, la commissione bilancio, presieduta dal Movimento 5 Stelle, aveva a disposizione 3.053,88 euro per di budget e ben 1.600 euro per le spese postali, centro stampa, fotocopie. Di questi 3.053 euro ne abbiamo usati 1.769 nei primi sempre 6 mesi di quest'anno, 2011, e dove la spesa più grossa praticamente sono stati i servizi, le agenzie di stampa, i giornali, eccetera, che sono circa 580 euro. Ci sono quindi rimasti 1.284 euro e per quello che riguarda le spese economali di 1.600 euro ne sono avanzati 1.600, quindi il tutto. Il dato di quelle che invece sono gli emolumenti che percepiamo personalmente. Io da giugno a dicembre, considerate che il mese di agosto il comune è chiuso, quindi non c'è busta paga, ho percepito in totale 10.182 euro in 7 mesi, che quindi diviso 7 fa 1.454 euro al mese. E ovviamente c'è da considerare anche l'INPS, nel senso che queste paghe che riceviamo non sono comprensive di INPS, che chi vuole registrarsi per poi avere una pensione un domani li deve pagare autonomamente. Quindi da questi 1.454 euro al mese bisogna togliere una percentuale per pagare l'INPS. Io invece, come cedolino di presenza per i gettoni, ho preso un totale di 7.183 euro, un po' meno rispetto a Massimo e Federica perché sono stato malato per un mese, purtroppo ho avuto un virus e quindi quando sei malato non vieni pagato, e questo incide pesantemente, è un grosso rischio perché si vede anche la differenza tra quello che è il lavoro dipendente e invece il consigliere comunale, che viene pagato in base alla presenza. Quindi la mia media al mese per questi 7 mesi è di 1.026 euro. Quindi i soldi che vi sono rimasti dal budget, che fine faranno? Restano nelle casse del comune. Incredibile, ma vero. Non so se altri gruppi, altri anni hanno fatto lo stesso. Siamo pronti a battere le mani a gruppi che in futuro faranno la stessa cosa, facendo vedere le spese così tagliate e soprattutto lasciando, come abbiamo fatto noi, 3.868 più 2.541 più 1.284 più 1.600 euro anche da parte della commissione che vengono restituiti. Sono soldi che noi avevamo a disposizione ma che non abbiamo speso. Ci tengo a sottolineare che nei soldi che abbiamo speso ci sono 9,49 euro per un deodorante che ha voluto Stefano Negroni. Per l'ufficio, sì, per l'ufficio, ed è un deodorante che a noi tre fa anche un pochino schifo. Questo giusto perché Negroni si prende le sue responsabilità.
e anche una duplicazione di chiavi supplementare, perché spesso ci dimentichiamo le chiavi dell'ufficio. Quindi qui nell'ufficio c'è un mazzo di chiavi nascosto, perché ci serve per quando siamo in panne. Dimmi Nick. Una cosa, ma io ho letto sui giornali che gli altri gruppi consigliari hanno speso delle cifre esorbitanti in francobolli. Eh sì, ogni tanto succede, qualche gruppo finisce i soldi quando arriva a fine anno e sono rimasti dei soldi a disposizione del budget, li chiede a quanto pare per francobolli. Noi non li abbiamo chiesti perché non fumiamo. Come non fumiamo? Non starei mica dicendo che fanno di buone scalare in tabaccheria? No, è una battuta. Semplice battuta. Make me feel really right.